Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Amalo, è quello che non facciamo. Non gli diciamo mai ti amo. La Madonna ci ha dato una novena che si chiama Ti amo Gesù, da ripetere per 50 volte. Ti amo Gesù, ti prego, non lasciarmi mai più. E la frase è ti amo Gesù, non lasciarmi mai più. Qualcuno direbbe, uomo di poca fede, no? Come? Dio non ti lascia. No, perché tu hai visto in questa frase tutto quello che non dovevi vedere e non hai capito quanto invece tu desideri quell'amore, quanto vuoi che questa cosa non accadrà mai. Signore, non permettere che io mi allontani da te, non fare sì che io possa fare qualcosa che mi permette di cadere. E quindi io ti amo, Signore, io ti amo. E quando tu lo dici, e lo dici con amore, è come quando stai davanti al Santissimo esposto e lo guardi senza dire nulla e tu parli con lui col cuore. È un rapporto diretto. È un rapporto diretto e lo senti palpitare e a volte senti e senti che ti parla. Ma lo sai, Tina, mi ha parlato, lo so. Lo sai quante volte ti parla e non lo senti? Perché non lo senti? Perché sei distratto dalle cose. Voglio dare un'indicazione, Fabio, se me lo permetti. Certamente. Bellissima indicazione che mi fu data. La prima intuizione è quella di Dio, la seconda è del demonio. È difficile riconoscere la voce di Dio, perché molto spesso, anzi, quasi sempre, dà fastidio. Non vogliamo ascoltare. E questa è la verità. E questa mancanza di ascolto del cuore non permette questa trasformazione dalla religiosità alla spiritualità. E quindi si continua a essere in lamentazione, in mormorazione, in cattiveria. Non posso, Fabio, non posso pensare che uomini di chiesa che escono dalla chiesa oggi hanno il cuore così indurito e esce fuori tanto veleno e non se ne accorgono. Verissimo. Non solo, la cosa che mi piace notare oggi è il fatto che molte persone se ne sono accorte. Sono sincero, io trovo che molte persone si sono accorte di questo momento. Ma nello stesso tempo, coloro che sono dall'altra parte del fronte, diciamo, se così vogliamo definirlo, coloro che guardano dall'altra parte queste persone, sono quelle che le attaccano. Magari sono anche in maggioranza, sono quelle, ma sei te che stai facendo del male, sei te che non vuoi capire, è la presunzione di essere nel giusto. Quella presunzione che poi ci porta a fare tutti gli errori che abbiamo davanti, no? È l'orgoglio Esatto. che rende gli uomini demoni sulla terra Eh sì. ed è l'umiltà che rende angeli sulla terra. Ma non a Questo è caso. Sant'Agostino che lo dice, no? Sì, Non è opera è mia. vero, so benissimo. Non a caso, però dicevo proprio questo, no? Nostro Signore ce l'ha detto nelle scritture. Lui ci ha detto siate umili, ma ce l'ha detto in tanti modi, ci ha detto anche, che so, se dovete sedervi, sedetevi all'ultimo posto affinché nessuno vi dica, insomma, anzi. Alzati. Allora, su questo io rifletto anche su altre cosine che sono, diciamo, arrivate a te nei messaggi, no? Proprio perché si parla di angeli, abbiamo parlato di angeli, in un messaggio si dice che gli angeli scenderanno sulla terra al momento in cui ci sarà il trionfo del cuore immacolato. E il messaggio è del 2017, parla della luce divina e di altre cosine. Allora, la domanda che vorrei farti è questa. Secondo te, o meglio, per quello che tu
puoi sentire perché sei molto vicina. Gli angeli sono soltanto delle entità spirituali, oppure sono qualcosa di diverso, oppure possiamo dire che viviamo in mondi paralleli, oppure li vedi soltanto come abitanti di un paradiso che guardano noi da quest'altra parte della frontiera. Come possiamo definire gli angeli? E poi un'altra cosa che è legata a quello che difficilmente noi tutti preghiamo, l'angelo custode. È un argomento molto particolare, perché a me capita, è capitato spessissimo, di vedere vari tipi di angeli, di fattezze anche diverse. Sicuramente quelli che hanno scioccato un po' tutti quelli del Viale dell'Amore è stato quando eravamo in preghiera nel Viale, era un giorno appunto, credo una domenica, che facevamo il rosario, e arrivarono due anime portati proprio dagli angeli. E mi sono vista questi angeli che non avevo mai visto così grandi, come proprio come altezza, di luce enorme, con queste, con questa, questa sorta di veste, possiamo definirla così luminosa, non si vedevano i piedi, vedevo soltanto una grande luce, bellissimi, e queste mani che tenevano queste due anime. E io rimasi scioccata, tanto che coloro che erano lì in preghiera si accorsero che stava succedendo qualcosa, e quindi io mi fermai nella preghiera e dovevo dare dei messaggi, perché quelle due anime erano lì per dare dei messaggi a chi era, e tra questo avrete anche una testimonianza di una persona che farà, vi racconterà quello che è successo, ed è proprio a lei che è successa questa cosa, in quella circostanza era il suo papà. Quindi dovevo riferire qualcosa, e questa cosa era così emozionante, perché mi sono ritrovata davanti a questi due angeli stupendi, che io chiesi al Signore: ti prego, siccome è troppo grande quello che mi stai facendo vivere in questo momento, che è solo per me, fallo vivere anche a loro. Fa sì che loro possano percepire la presenza dello Spirito Santo. Ebbene, io ho vissuto parecchie volte, Fabio, quando voi dite: chiedete e vi sarà dato, dice il Signore, no? Io posso garantirti che io ho chiesto e mi è stato dato, ma in modo tangibile. E quindi quanto è importante credere in quello che noi diciamo, che noi leggiamo, perché quella è una lettura che si fa, non è un credo. E in quel momento io dissi a tutte le persone: qui davanti a noi ci sono due angeli e sono insieme a questi due anime. E ora voi percepirete la presenza dello Spirito Santo, perché loro passeranno in mezzo a noi. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione. E ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.